L'applicazione dell'orario cadenzato si può riassumere così. Ad ogni intervallo parte un mezzo che effettua sempre le stesse fermate e impiega sempre il medesimo tempo. Quello che avete appena visto ovviamente è una netta semplificazione, così come lo sarà tutto questo video. L'obiettivo non è spiegare nel dettaglio come creare un orario ferroviario o comunque di un servizio di trasporto pubblico, bensì di illustrare una possibile caratteristica che si può implementare. Se siete interessati a questo tema, soprattutto nel campo ferroviario, vi consiglio questo ottimo libro di Francesca Ciuffini, molto consigliato. Nel corso della storia dei trasporti, in particolare quelli ferroviari, si è passati da un modello in cui ogni treno era una cosa a sé, singola e unica, dedicata a una specifica esigenza, ad uno in cui i servizi sono riconoscibili, facenti parte di un'organizzazione decisa a monte. Gli orari erano talmente legati alle singole esigenze che venivano programmati addirittura a seconda della stagione. Questo per potersi adattare alla vita contadina dell'epoca, oggi non più presente. Specialmente sulle linee secondarie si poteva vedere uno schema piuttosto simile: un treno mattutino, uno pomeridiano e uno serale, che rispondevano a determinate esigenze. Con l'esigenza moderna, ovvero tanti più viaggi e tanto diversi tra di loro, non avrebbe senso creare dei treni o comunque delle corse studiate per ogni singola esigenza. Si verrebbe a creare un orario molto confuso, pieno di corse, magari spesso a vuoto. A differenza dell'auto, che è comoda perché andate dove volete, quando volete, come volete, il mezzo pubblico diventa interessante al giorno d'oggi quando si può simulare questa cosa. Quindi quando si sa a monte l'offerta, si sa che è sempre quella, si sa che si può raggiungere il proprio posto in maniera semplice. Ed è proprio su questo concetto che si basa l'orario cadenzato. Il mezzo arriverà e partirà da una stazione ad un minutaggio prefissato e con una frequenza che è un sottomultiplo di 60. Questo serve a far passare i mezzi sempre negli stessi minuti, indipendentemente dall'ora. Se ci fosse una cadenza, ad esempio, di 25 minuti, i mezzi passerebbero a questi orari, difficili da ricordare, e comunque diversi a seconda del tipo di ora in cui ci troviamo. Per capire meglio l'orario cadenzato bisogna specificare alcune cose che verranno approfondite nel corso del video. L'orario cadenzato quindi non segue la domanda, bensì tenta di crearla in parte, andando così a servire anche quelle direttrici un tempo non servite. Probabilmente non servite perché c'era poca utenza o perché semplicemente si pensava che c'era poca utenza. Non bisogna però pensare che l'orario cadenzato debba essere per forza rigido. Sono quindi tranquillamente ammessi rinforzi, da definire se di frequenza, quindi più transiti, o di mezzo, quindi la presenza di più carrozze su un treno, oppure di un bus bipiano. Per capire le potenzialità di un orario cadenzato, fatto bene, è necessario illustrare tutti i vari sistemi che permettono di rappresentarlo. Gli schemi che verranno illustrati sono usati prevalentemente in ferrovia, ma non per questo non si possono usare anche negli altri sistemi di trasporto. Il primo schema che vediamo è l'orario grafico, dove troviamo in ascissa il tempo e in coordinata lo spazio. Ogni linea tracciata rappresenta un treno in una determinata linea ferroviaria. Più una linea è ripida, più il treno è veloce. Se è una linea orizzontale, il treno è fermo. In poche parole, ci permette di vedere la circolazione in un determinato tratto ferroviario nell'intera giornata. Esasperando un po', in un orario tradizionale avremo una situazione del genere, dove si fa una grossa fatica a capire come è strutturato l'orario, a capire se ci sono servizi simili e soprattutto se c'è disponibilità per inserire un altro treno. In un orario cadenzato, invece, avremo una situazione simile a questa. Le linee sono uguali, ripetute ed equidistanziate. Si nota subito che c'è un servizio strutturato, che impiega sempre lo stesso tempo e anche le stesse fermate. Invece l'orologio mostra il transito dei treni in un specifico nodo, nel susseguirsi delle ore. Questo strumento ha senso di esistere solamente se c'è un'offerta ripetuta nel corso delle ore. Se ad ogni ora i treni cambiano, non ha molto senso usarlo. L'uso principale è capire se gli interscambi sono ideali, mostrando situazioni in cui ci sono tempi di attesa inadeguati. Tutte queste cose in realtà sono ben poco utili al viaggiatore. Per questo ci viene in aiuto l'orario reticolare. Infatti, in un servizio ben strutturato e uguale nel corso della giornata, una mappa può indicare tranquillamente un intero servizio solamente con delle linee. Con un solo strumento possiamo presentare tanti servizi e questo è utile per il passeggero, che si ritroverà a poter pianificare un viaggio molto più facilmente. Certo è che questo strumento è utile se le frequenze sono basse, tipo 20 minuti, 30 al massimo, ma a proposito di orari, sono certamente di lettura molto più semplice, permettendo così di risparmiare tempo e carta. Ma forse non è ancora chiaro perché l'orario cadenzato è semplicemente
Wow! Basta vedere questo confronto. In un orario cadenzato perfetto, basta imparare il minuto. E si sa che dalle 6 alle 22 ci sarà sempre quel treno in quel determinato minuto. Non serve consultare ogni volta l'orario di transito. Concentriamoci quindi sui vantaggi tangibili che l'orario cadenzato può dare a un sistema di trasporto. La circolazione ferroviaria è piena di ostacoli. Incroci nelle tratte a binario unico, velocità massima, deviatoi e quant'altro deve essere considerato treno per treno in un orario tradizionale. E se dobbiamo aggiungere un nuovo treno diventa difficile perché bisogna capire quali treni passano, in quali giornate, che fermate, che velocità, che binari usano. Se invece facciamo tabula rasa di tutti gli orari presenti e partiamo con un servizio di base cadenzato, sappiamo perfettamente che nel corso della giornata ci saranno determinati impedimenti e saranno sempre gli stessi minuti. Un grosso risparmio di tempo. In ogni caso, il vincolo maggiore per tutti i servizi di trasporto sono i passeggeri, sia nella costruzione delle infrastrutture, quindi treni confortevoli o stazioni che non disperdono il passeggero, che negli orari. Un orario tradizionale è molto difficile da ricordare nel suo complesso, specie se non si è un pendolare. Fare un orario cadenzato vuol dire dare sicurezza al passeggero, che avrà a disposizione un orario semplice da ricordare. Diventa anche tanto più facile spiegare la linea, così anche da affezionarlo al trasporto pubblico. E se c'è bisogno di fare un cambio, qua entra in gioco l'orario cadenzato simmetrico e integrato, che permettono di migliorare ancora di più l'esperienza dell'utente. Non dimentichiamo però che anche la manutenzione delle infrastrutture, l'integrazione tariffaria, la facilità dell'acquisto, le regole comuni giocano un fattore molto importante nell'affezionare un passeggero. Non basta certamente avere un orario perfetto se tanto poi tra una città e l'altra ci sono regole opposte. Nell'orario cadenzato simmetrico i tempi di percorrenza da A a B e da B ad A sono uguali, di conseguenza le tracce nell'orario grafico sono simmetriche, consentendo, se anche nell'altra linea è applicato l'orario cadenzato integrato, interscambi uguali con lo stesso tempo di attesa. Inoltre questo è comodo per organizzare i vari turni e anche le corse. Se ne andate impiego 20 minuti e al ritorno 12, devo comunque inserire 8 minuti di pausa fittizia per far riallineare le varie corse. È ovvio che non sempre questo è possibile, ad esempio in montagna gli autobus in salita impiegheranno certamente più tempo, in discesa certamente meno tempo, e qua le opzioni sono poche: o si prolunga la corsa di ritorno, quella in discesa, oppure si crea una sosta da qualche parte. Tutti questi ragionamenti non hanno senso se le varie aziende di trasporto non collaborano. Se incredibilmente si organizza un orario per un territorio nel suo complesso e non linea per linea con i noti campanellismi italiani, si ha un orario cadenzato integrato dove gli interscambi sono organizzati, uguali nel tempo di attesa e soprattutto utili. E qui sì che ha senso creare una mappa con tutti i servizi, specie se le tariffe sono integrate. In poche parole, se io prendo un treno di Trenitalia e poi so che devo fare un cambio con un bus di ATAP e perdo il treno, so perfettamente che l'interscambio con l'autobus rimarrà uguale. Comodo, no? Purtroppo l'introduzione di un orario cadenzato porta qualche svantaggio. Se l'utenza maggioritaria è abituata a un determinato orario presente da molto tempo, difficilmente accetterà il nuovo orario cadenzato o soprattutto la presenza di un cambio, anche se questa riorganizzazione potrebbe finalmente togliere il marasma di corse presenti nella linea. Questa riluttanza aumenta nelle persone che usano il mezzo solamente per un'esigenza, che si sono sempre trovati bene con quella corsa o erano semplicemente abituati. Difficilmente queste persone vedranno un eventuale miglioramento generale del servizio. L'unica cosa che si può fare è insistere nel fargli usare il mezzo anche in altre occasioni, ma questa è una cosa molto difficile da fare. Se proprio però esistono delle esigenze puntuali, magari l'uscita delle fabbriche o delle scuole, nessuno impedisce di aggiungere una corsa diversa, o meglio ancora una linea dedicata. Attenzione, aggiungere, non sostituire. L'orario cadenzato non può però essere applicato in aree a bassa affluenza, come la montagna o aree periferiche. Le esigenze di quelle aree spesso si limitano al raggiungimento della scuola o del posto di lavoro. Ci troveremo nella situazione di mettere troppe corse per un'area oppure troppe poche per rispettare il cadenzamento. O si rischia anche di deviare una linea tante volte nel corso della giornata, facendo quindi perdere tanto tempo ai passeggeri. Ci sono solo due soluzioni qui.
o si lasciano gli orari invariati o si mettono i bus a chiamata. La puntualità è una condizione fondamentale per la riuscita di un orario cadenzato, in particolar modo nell'affidabilità degli scambi. Se non sono sicuro di riuscire a prendere una coincidenza, non considererò l'opzione di usare il mezzo pubblico. Inoltre, in ferrovia, un treno in ritardo genera ritardi a catena, vanificando così completamente l'organizzazione dell'orario. Inoltre, nella costruzione di un orario di un autobus bisogna chiedersi se nel corso della giornata, quando c'è più o meno traffico, gli orari devono rimanere uguali, oppure bisogna modificarli in base al traffico previsto. Dal mio punto di vista è meglio lasciarli uguali, per poi creare eventualmente delle fermate cuscinetti in cui attendere un eventuale anticipo o recuperare un eventuale ritardo. Infine, si rischia di creare un sacco di corse vuote se l'offerta è molto polarizzata, magari tutti che vogliono andare dall'Interland alla città principale. Bisogna però dire che magari questa situazione nasce dal fatto che gli orari dalla città principale all'Interland sono semplicemente poco adatti alle esigenze. Inoltre, fare un orario cadenzato non vuol dire che l'offerta si spalmi. Ci saranno certamente dei picchi e, come già detto, delle corse di supporto sono ben accette. In conclusione, l'orario cadenzato non risolve magicamente tutto. Se manca l'organizzazione, la voglia di fare, la collaborazione tra le aziende e anche i soldi, il servizio rimarrà comunque poco appetibile. Come ogni cosa, questo è uno strumento che va però usato bene. E anche le linee di base devono essere fatte bene. Una linea lunghissima che non serve a nessun quartiere ed è lentissima, però è cadenzata e passa ogni 20 minuti, continuerà ad essere una linea inutile. E anche le infrastrutture devono essere fatte bene, perché sì, se il treno deraglia non è che sia una cosa bella, però passa ogni 30 minuti, sempre.